Empatia e digitale vanno di pari passo nella comunicazione. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e oggi vorrei parlare di un argomento importante in questa puntata non news. L'empatia e il digitale sembrano distinti nella comunicazione di oggi, ma secondo me, insomma, vanno di pari passo. Prima di continuare voglio parlarti di Foo Fighters. 27, 28 e 29 maggio a Roma, un evento dedicato ai creativi, un evento dedicato a tutti quelli che si occupano digitale e non soltanto. Acquista il tuo biglietto su foofighters.it. Ci vediamo lì! Durante la pandemia abbiamo imparato quanto il digitale fosse importante e quanto non fossimo organizzati come persone a comunicare in digitale. Poi ci siamo resi conto che non lo erano neanche le aziende, no? Cioè nelle video call, nel remote working, confuso con lo smart working, con il telelavoro. Ma quello che mancava, ci siamo detti più volte, era l'empatia, era il trovarsi tra persone, era comunicare come una volta, proprio perché abbiamo confuso per lungo tempo lo strumento del digitale come un'abilità più o meno importante per comunicare. Più vado avanti nella mia carriera, nelle sperimentazioni, più vado avanti anche nei corsi di formazione, negli speech che faccio per le aziende, negli eventi, e più mi rendo conto che empatia, cioè la capacità di conoscere, capire le emozioni degli altri e il digitale vanno di pari passo. Che non è vero che il public speaking è empatico e quindi parlare in pubblico riesci a relazionarti e in digitale no, e viceversa. Non è detto che se parli in pubblico necessariamente riesce a empatizzare, ma l'abilità di empatizzare funziona in ugual misura nel digitale e in persona e di persona. Qual è la differenza? È che noi non siamo ancora capaci di farlo in digitale, o meglio, ci stiamo in qualche maniera allenando. Ed è per questo che quasi nessuno guarda in camera quando parliamo in una call, che vorrebbe dire guardare negli occhi le persone nella stanza, ed è altrettanto vero che molte persone anche fisicamente non riescono ad avere relazioni con altre persone come altre invece più abili. Cioè lo strumento in sé sembra essere quasi irrilevante nella capacità di empatizzare. È chiaro, il digitale mette un ulteriore strumento in mezzo, mette un ulteriore ostacolo. Insomma, quello che vorrei dirvi oggi in questo podcast non news è di fare attenzione all'empatia che passiamo nel digitale, a quanto in realtà comunichiamo in maniera corretta, a quanto in realtà spesso non abbiamo proprio la comunicazione umana, siamo veramente sfacciati nel digitale, no? Cioè spegniamo la camera, guardiamo oltre, mandiamo le mail, scriviamo mentre parliamo, ascoltiamo, fingiamo di ascoltare altre persone. Insomma, gli stessi problemi empatici ce li abbiamo nel digitale quanto nell'offline. E non dimentichiamoci quanto le persone sono scortesi offline di persona. Ecco, queste cose bisogna ricordarsele quando si sceglie di comunicare con una persona o con un'altra, e anche come vogliamo essere ricordati e percepiti. Il preconcetto aiuta il cervello a risparmiare energia, ma ne parleremo nelle prossime puntate non news. Io sono Mario Moroni, questo è il Caffettino Podcast, dal lunedì al venerdì, con il riepilogone del sabato, quindi quello di domani, tutti i giorni, sempre qui sul tech, sui social, sul marketing, e anche qualche riflessione personale per noi professionisti, imprenditori e perché no studenti. Ci sentiamo domani, una buona giornata.